potete stare tranquilli, non gioca più, non fa più canestro, forse un nuovo percorso. Sì, un nuovo percorso. L'anno scorso ho intrapreso questa nuova avventura come allenatore qua della Fortitudo. E quest'anno seguo anche l'Under 18 Eccellenza con coach Bandieri. Questa sera è andata male, però ogni partita per noi guardiamo poco il punteggio, ma guardiamo di più i risultati dei ragazzi e i miglioramenti passo dopo passo dei ragazzi. Un'impressione sulla Viola Reggio Calabria di questa sera? Mi è piaciuta molto, perché giocano come piace a me che siano intese le squadre giovanili, quindi molto gioco libero, molto gioco senza palla, molte letture, si sono passati bene la palla, si sono cercati tra di loro, pochi individualismi e tanto gioco di squadra, quindi un'ottima impressione. Noi da queste parti abbiamo provato a rimuovere certe immagini e certi canestri, però sono state delle finali bellissime. Assolutamente, dei ricordi indelebili, guarda, solo a pensarci mi vengono davvero davvero i brividi, quindi ricordi indimenticabili. Che Viola era e che Grigento era, ce lo racconti? Ma erano due squadre che volevano fare bene, volevano emergere, e hanno provato fino in fondo a farlo. Fortunatamente per me è andata bene a noi in quella grande finale, però anche voi poi dopo siete riusciti ad arrivare allo stesso livello, quindi. Stai seguendo la 2? Qualcosina sì, non tantissimo, perché. Che campionato stai vedendo? Un campionato livellato, però con grande potenzialità. Piace al pubblico, fa divertire il pubblico, quindi un buon campionato. Bocca al lupo. Crepi, grazie.